E noi siamo qui in studio con il professor Aldo Ferrari. Buonasera professore, professore profondo conoscitore della realtà russa e kazaka che ci aiuterà un po' meglio a capire come funzionano questi due paesi. Do anche il benvenuto all'ingegnere Leonardo Volpato, Cannon Group. Buonasera. Grazie per essere qui con noi e do un benvenuto anche a Renato Tombolini di NSC, National Service Company. Grazie per essere qui con noi. Parliamo adesso con l'ingegnere Leonardo Volpato di Cannon Group, un'azienda, un'impresa che è presente tra le altre anche in Russia. Ingegnere, da quanto tempo siete presenti in Russia? Ci descriva anche brevemente un po' il vostro business, un po' per capire il settore in cui vi muovete. La Cannon è una società italiana, innanzitutto, che fa dell'internazionalizzazione uno dei suoi punti di forza. È una società di ingegneria che opera principalmente in due ambiti: le tecnologie legate alla trasformazione delle materie plastiche e la generazione di calore e il trattamento acqua. La Cannon opera in Russia fin dalla fine degli anni Ottanta. È stato un processo lento, graduale, che ha avuto una netta accelerazione negli ultimi anni. Il primo ordine risale al 78 e fino al 91 la Cannon seguiva i grossi clienti che internazionalizzavano in Russia. In particolare nel settore del frigorifero, nel settore dell'automotive. Nel 91 abbiamo deciso però di esplorare il mercato locale, quindi aziende locali che avevano bisogno dei nostri prodotti e dei nostri servizi. Abbiamo quindi aperto un ufficio di rappresentanza con personale locale che conoscesse le regole locali. Questo dopo alcuni anni non è stato più sufficiente perché comunque l'ufficio di rappresentanza obbligava a far gestire tutti i progetti dall'Italia. Abbiamo quindi deciso di aprire una società, diciamo l'equivalente di una SRL in Italia, una OOO, e quindi di poter allargare i nostri servizi localmente. Con per esempio servizi post vendita, ricambi, servizi legati all'importazione dei Ampliare un beni po' che l'offerta. fornivamo. Ecco, ingegnere, quali sono le particolarità, le peculiarità del mercato russo che non bisogna dimenticarsi per investire nel paese? Sì, Una sorta di piccolo vademecum. il grande ostacolo, direi, è l'apparato normativo che ci obbliga ad accompagnare le nostre forniture di energia, di prodotti e di ingegneria con parecchia carta. Insomma, tanta burocrazia. Tanta burocrazia. Apparato normativo legato, in particolare nel nostro settore, al prodotto in sé, quindi l'adeguamento della carta che va bene Chiaro. per l'Italia, per la comunità europea, alle normative russe. La burocrazia è anche la burocrazia nella gestione della società, nella gestione ordinaria e straordinaria della società, nei rapporti con le banche, nei rapporti con il personale, con l'importazione. Volpato, chiedo anche a lei se alla fine è stata, insomma, non vi siete pentiti di essere entrati in Russia, no? Insomma, è stato un buon Assolutamente no, investimento. è stato uno sforzo che ha dato i suoi frutti. Oggi la Russia è il secondo paese per il business del gruppo Cannon e rappresenta circa il 10% del fatturato del gruppo. È tutto per questa prima parte di Colombo. Io ringrazio i miei ospiti, il professor Aldo Ferrari, grazie per essere stato qui con noi. Ringrazio molto anche l'ingegnere Leonardo Volpato di Cannon. Grazie a voi. Grazie, ringrazio anche Roberto Tombolini di NSC. Grazie per essere stato qui con noi. A tutti auguro un buon lavoro.